col culo e la passione, Luciano si è guadagnato la sua seconda chance. Ora è il turno di Luciano, una ragazza decisamente pazza, decisamente abituata al cazzo. Faccio sci alpino a livello agonistico. Ho vinto 3,5 medaglie ai campionati italiani. A livello agonistico da quando ho 5 anni, però mamma e papà mi hanno messo sugli sci da quando ne avevo 2,5. Questa è bellissima. Top. A 2 anni e mezzo sciavi? Sì. Porco. Ho imparato prima a sciare che a cacare, quasi. Scusa, però ti voglio fare una domanda. A 2 anni e mezzo i cazzi cosa sono, così? Sì. Ma scusa una cosa, cosa c'entro 2 anni e mezzo? Bisogna vedere in altezza, non in età. No, ho capito, a 2 anni e mezzo non si è alti così. Ma scusa, tu c'hai 20 anni più di me e c'hai il cazzo così. Io ho 20 anni in meno e c'ho di... è l'altezza. No. Scusa Elisa, un secondo, ma è come marito e moglie quasi. Oh, fermatevi, mi voglio concentrare su Elisa. Elisa, perché sei qua? Io rivedo molto la Cina nel mio sport, ha tante assonanze perché bisogna essere determinati, molto precisi, saper rimediare agli errori. Sto capendo niente. Che piatto è? Ecco, dici che piatto ci stai facendo? Il mio. Sì. Stai facendo il mio piatto, in povero, sì. Tartare di cazzo con lime, cocco e mozzarella. Sì, mi mancava una nota di croccantezza. Cazzo! Questo è perfetto. Cosa... Guarda, per me... no. Questo è bellissimo. Top. Al posto della panna e del latte, io ho messo la lanna e la patte. Anche come se non era perfetto. Ci voleva più cocco, ma ti rendi conto? Campo felice. Elisa, io ti ho visto cucinare, per me no. Per me è un sì. Sta nelle mani di Giorgio. Quel piatto è una merda. Ok. Grazie. Elisa, vieni qua. Tu lo sai che io posso mettere una firma sul grembiule, eh? E dare una seconda possibilità. Ti sto dicendo che per me è un no. Questo è bellissimo. Top. Com'era? Così era?